Benvenuti al mio canale, sono Frank Mazzoni. Direttamente dalla mia stanza sto per portarvi le 10 pecche su GTA che vanno assolutamente corrette, almeno per i giocatori pro, ovvero chi utilizza la mira manuale. Siamo qui in compagnia di... e anche di... e Pozzo 2002. Il prossimo giocatore, uno della nostra banda sarà. Allora, le regole che vanno spostate sulla mira manuale vanno cambiate immediatamente. Allora, tante armi. Su GTA non posso avere migliaia di armi e camminare alla solita velocità. Questo va bene per un gioco arcade, automatica, perché ha la mira automatica, ok. Ma per chi come noi vuole avere un gioco un po' più reale, se ho troppe armi, cammino lento. Se ho poche armi, posso anche correre, ok? Seconda regola di GTA da rivedere subito. La seconda regola è che quando io uccido qualcuno, in questo caso questo signore, gli rubo i pantaloncini che c'ha, le ciabatte che c'ha e i soldi che c'ha. E se ha delle armi, rubo anche quelle. Uguale per i giocatori online, ovviamente. Vai in giro con 40.000 dollari nel portafoglio, non li metti in banca? Almeno vogliamo che la gente a utilizzare più le banche, non le usa quasi nessuno. Tanto alla fine rubi 500 dollari quando ammazzi qualcuno, non di più. Mi devono rubare 60.000 dollari in questo caso, se mi ammazza qualcuno. Terza regola da sistemare su GTA. Le persone. Non posso fare a cazzotti con le persone e vincere sempre. Non sono un pugile professionista. Sono un giocatore normale di GTA. Guardate questa. Ok, una donna. Ma non posso vincere sempre. Un cazzotto vanno giù. Il bagnino, guarda. C'è anche il bagnino. Guardiamo se vinco il bagnino. Addirittura scappa, non dico altro. Madonna bagnino, fatemi chiamare Lester. Questa è un'altra cosa. Poi aspettate, tolgo Lester, mi togli la polizia alle palle, grazie mille. Quando fai a cazzotti con qualcuno bisogna anche trovare, ne so, il culturista che ti spacca il culo, roba che ti scappi dalla paura. O quando siamo in gruppo ti attacca uno per volta, invece devono attaccarti due contemporaneamente, due, tre, quelli che c'è. Poi il radar, vedete in basso a sinistra abbiamo il radar. Ora io l'ho tolto in questo modo per rendere più reale. Però dato che ce l'hanno tutti è inutile togliermelo solo io che sono scemo. Eccolo lì, togli il radar, è un mondo nuovo, non hanno punti di riferimento. Poi regola numero 4. La 4, il radar, ok. Poi regola numero 5, la passiva. In mira manuale non ci si può andare in passiva. Non puoi scappare da uno, metterti la passiva e poi fargli la 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 la, tanto non mi puoi ammazzare, queste cazzate. No! Poi regola numero 6. Giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veicoli enormi che esplodono con una bazookata. Un dump non può saltare in aria, un elicottero non può saltare in aria alla prima bazookata che riceve. Non mi sembra giusto. Solo il caramato è quello che ha, che puoi riempirlo di bazookate e non salta in aria subito. Ce ne vogliono 6 o 7, mi pare così. Poi regola, anche 4 magari. Regola numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. La regola numero 6, danni auto troppo bassi. Se uno distrugge una macchina non può con 300 dollari rimetterla a posto. Non va bene, tutti questi sempre su mira manuale. Poi abbiamo la regola numero 8, che l'abbiamo detta prima, Elias. Una si parla del mare. Abbiamo tutto quel bel mare, tutto questo bel mare utilizzabile e non possiamo farci niente, solo andarci in giro con la barca per cosa? E non possiamo farci niente, né pescare, né andare sott'acqua a trovare tesori, missioni in acqua, niente, non ci si può fare niente. Non si può far surf, come dice anche il mio amico Peppozzo. Mettete qualche ondina che con la tavola surf si va a fare un po' di surf. Poi la numero 10, Elias, qual era? L'abbiamo detta prima? Vediamo se si ricorda. Ve la faccio vedere io la numero 10. Anzi, era la numero 9, che quando uno va sopra, che ne so, Luna Park non lo puoi ammazzare. Uno sta in giro sul ruota panoramica non lo puoi uccidere. Perché? Perché?
E la numero 10, la più importante di tutti, signori e signori, è questa. Questa va modificata in automatica, semiautomatica, manuale, mira manuale assistita, mira manuale non assistita, tutto. Dovete sistemarla in tutto GTA. Non è possibile che su GTA si vada a sbattere contro una rete da pallavolo col carro armato e la rete non cade. Non cade, guarda. Guarda, guarda, è lì, è lì. Io gli do i botti col carro armato. È una rete di acciaio inox piantata in terra. Non riesco a capire, guarda. Non va giù, non va giù, non c'è verso. Una rete che non spago non cade, non cade. Non c'è verso. Va bene, signore e signori, queste sono le 10 regole di GTA da rimodificare il prima possibile, almeno sulla mira manuale, dove giocano i giocatori professionisti e vogliono più realismo. Bene, un saluto da Elias4108. Ciao a tutti. E Pepozzo 2002. E Pepozzo 2002, prossimo membro della nostra organizzazione Manual Death, signore e signori. Bene, ci vediamo al prossimo video. Da Frank Mazzone è tutto e come sempre ci vediamo su GTA il prima possibile. Passo e chiudo, ragazzi.